me è stato un po' detto di parlare di ecologia, visto che si dice che questi diciamo cibi, questa alimentazione biologica diciamo deve giustamente essere collegata all'ecologia. Io allora volevo un attimo riprendere che cosa si intende per ecosistema naturale, che relazioni ci sono con gli ecosistemi agricoli. In un ecosistema naturale c'è una parte di esseri viventi e una parte, diciamo, non vivente, che partecipa naturalmente a tutto l'ecosistema, che ha una sua autonomia. In questo ecosistema entra continuamente energia, che è l'energia solare, che viene continuamente, diciamo, per fortuna, perché mancasse il sole finirebbe completamente la vita sulla Terra, qualunque attività diciamo naturale sulla Terra. E a fronte di questo flusso di energia, che va sempre in una direzione, dal sole arriva ai vari organismi viventi, e c'è un ciclo della materia a cui tutti noi partecipiamo. E a questo proposito mi viene da ricordare, perché mi sembra molto importante questa notazione, che nell'ultima enciclica del Papa si dice: noi siamo costituiti proprio di tutta la materia, di tutti gli atomi di cui è costituito il cosmo. Ecco, io ci tengo a dirlo perché non sempre si è consapevoli di questo. Naturalmente questa energia, ci deve essere qualcuno che la cattura, che sono i vegetali, e sono le piante superiori, sono le alghe, che con la fotosintesi riescono a passare da sostanze che noi chiamiamo inorganiche, come l'acqua e l'anidride carbonica, a sostanze organiche come fondamentalmente il glucosio. E questo è il modo per far entrare energia che viene messa a disposizione di tutti gli altri viventi, che si nutrono di questi produttori e poi dei vari consumatori. Ora, un ecosistema di questo tipo è un ecosistema naturale che ha un suo equilibrio. Un ecosistema agricolo in realtà non è propriamente un ecosistema naturale. Non è un ecosistema naturale perché in natura, in un certo ambiente, in una certa regione, ci sono moltissime specie e per ogni specie non ci sono moltissimi organismi, mentre invece, se noi pensiamo alle culture agricole, in una certa zona c'è in pratica una sola specie e tantissimi individui di quella specie. Ma allora, che differenza c'è tra un ecosistema, diciamo, agricolo dell'inizio del Novecento e un ecosistema agricolo, diciamo, di fine Novecento, è un ecosistema adesso di inizio 2000, perché secondo me bisogna un po' distinguere il fatto di come fino all'inizio del secolo scorso venivano mantenute le colture, venivano mantenuti gli allevamenti, a quello che ha iniziato a succedere a fine Novecento. Quindi qui ci ricolleghiamo alla Val di Vara e a quello di adesso. Varese Ligure è un comune dell'Alta Val di Vara, ai confini con la provincia di Parma, in provincia di La Spezia, di 140 km quadrati, quindi ha un'estensione enorme. È un comune che ha le caratteristiche tipiche dei comuni di montagna, dell'Appennino, delle Prealpi, cioè ha visto negli anni fine Novecento e tutta la prima metà del Novecento uno spopolamento enorme. Noi eravamo a fine 800 10.000 abitanti, siamo adesso circa 2.000, perché sono comuni che per la prima volta uno studio del Sole 24 Ore aveva definito comuni fantasma, ma ogni tanto ciclicamente viene questa parola, viene tirata fuori per i comuni simili al nostro. Sembrava ci fosse una agonia lenta, non si sapeva quanto, ma che insomma il destino fosse quello, ecco, della morte. Allora, quello che abbiamo cercato di fare
quando siamo arrivati in amministrazione, è cercare invece di, se era possibile, invertire un po' questa tendenza. I punti di forza che il nostro territorio, diciamo, già allora aveva, si sono rivelati poi nel giorno d'oggi, diciamo ai giorni nostri, i punti che di più, su cui di più, insomma, si investe per cercare di migliorare il nostro pianeta, sono l'alimentazione e l'energia. Noi sono due temi che poi sono usciti prepotentemente, ma inizio anni 90 non è che se ne parlasse tanto, anche di sicurezza alimentare, giustamente è stato detto, il termine biologico era allora pochissimo usato. La nostra non è stata, come dire, un po' una scelta di necessità, e però poi, io questo me lo spiego ora, in allora devo dire che l'abbiamo fatto senza tanta consapevolezza. Il tema delle culture biologiche, in realtà, perché poi ha attecchito nel territorio e perché poi è andata avanti? Perché faceva parte della cultura delle persone del posto, perché noi non abbiamo, in realtà non abbiamo fatto niente se non valorizzare quello che già c'era. Il biologico, appunto, le persone, gli agricoltori che c'erano, coltivavano ed allevavano, perché noi abbiamo poi soprattutto la presenza di allevamenti, col metodo biologico, anche se non era certificato. Certificarlo significa mettere sul mercato un prodotto che può avere una visibilità diversa e può avere un appeal diverso e può quindi avere anche un prezzo un pochino più alto. Se parliamo dei nostri prodotti, sono solo un pochino più alti i prezzi. Anche la carne biologica, che ha bisogno di cure particolari, però non è eccessivamente cara. E questo perché? Perché in realtà l'agricoltura fatta nei nostri territori ovviamente ha dei costi molto maggiori. Noi abbiamo fatto il conto che raccogliere il latte nel nostro territorio costa 5 volte che raccoglierlo nelle zone di pianura, quindi è evidente che il prodotto che poi alla fine abbiamo deve essere messo sul mercato con un valore aggiunto. Noi questo valore aggiunto l'abbiamo trovato nell'agricoltura biologica perché appunto si inseriva già in un filone presente.